È ritornata la Sharing is Caring Shell Challenge e siamo all'episodio numero 6. Una sfida di building dedicata alla community con un unico scopo, imparare insieme. Ci sono due modi per imparare a buildare in The Sims 4, buildare e fare pratica oppure imparare dagli altri. Quindi perché non combinare i due punti insieme? Siamo partiti da questa shell che alcuni di voi hanno definito una rana, un cane senza coda, un dinosauro? Ma è possibile tecnicamente trasformare questa shell in questo, 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 questo o questo? Ovviamente la risposta è sì, e grazie a questo tipo di challenge riusciamo ad imparare insieme a costruire o a migliorare le nostre abilità se siamo già costruttori. La sfida di questo episodio consisteva nel saper adattare questi angoli un po' strani, questa forma un po' bizzarra e soprattutto rientrare in un budget che non è molto abbondante. Ecco, siamo sui 60.000 simoleons più i 4.620 della struttura di per sé. Vedremo 5 partecipanti e vedremo come ciascun partecipante, piccolo spoiler, si è riuscito effettivamente ad utilizzare tutte queste aree un po' bizzarre, ecco. Allora, buon divertimento e spero che vi sia utile. Bene, ora partiamo dalla prima. Ecco, questa è la Sharing is Caring numero 6 di Sere, il cui ID lo trovate qui in alto, ed era la sua prima partecipazione alla Shell Challenge. E complimenti già alla nostra Sere per aver messo tanto impegno e soprattutto aver partecipato per la prima volta con una build che era abbastanza complicata per via degli angoli. Il live mi ha appunto confermato che è stato un po' un problema fare i tetti, ma in realtà direi che è andata abbastanza bene. Già dall'esterno si percepisce, insomma, che c'è stato tantissimo lavoro dietro. Partiamo sempre dalla struttura, così è sempre uguale per tutti, confermiamo. Ma allora, bando alle ciance, andiamo all'interno. Abbiamo questa stanza qui, che è l'ingresso, dove ci sono tutti gli accessori da ingresso, e ricordiamo che questa casa è stata fatta soltanto con il gioco base e lo staff pack divertimento in cortile. La palette di colori che è stata scelta, bianco e nero, quindi molto fancy e anche minimalista come stile. Qui la Simmer ha optato per dei banconi classici piuttosto che dei banconi da isola, che sebbene non siano funzionali in gioco, nel senso che i sim non possono utilizzare il bancone come piano d'appoggio per mangiare, per esempio, si possono comunque accomodare gli sgabelli, però il risultato è un po' diverso, un po' più pulito, se vogliamo, perché non ci sono quegli angoli strani dei banconi da isola. Qui vediamo questo quadro ingrandito, che non sembra ingrandito perché non perde proprio di qualità, ed è stato utilizzato, diceva Sere, per riempire il muro. Abbiamo discusso nel corso della live di altri stratagemmi per riempire il muro, come ad esempio le mensole. Allora andiamo nella prima sala di qua, che è il bagno, due lavandini, e ricordate che questo lavandino, questo modello qui, ha anche uno spazio per gli asciugamani, quindi mossa molto intelligente, molto semplice, con tutti gli accessori. Nella seconda camera abbiamo proprio una camera da letto, quindi qui andiamo sul parquet più scuro. Vediamo qui la differenza tra il parquet chiaro usato nell'area principale e il parquet scuro. Molto semplice, minimalista come stile. Poi, altra stanza, qui cambia la palette, siamo sull'arancione. E in realtà questa stanza doveva essere tutta arancione, non so che problema ci sia stato con il caricamento in galleria, però comunque avevamo parlato di come impostare due colori diversi per schiarire un po' l'atmosfera, soprattutto quando i colori sono così cupi come questo arancione qui. Chiaramente il disordine regna sovrano nella camera di un bambino, ci sta perfetto. E ricordate sempre che la casa e le bambole è uno dei pochi elementi in gioco che può essere
rimpicciolito ed è funzionale allo stesso modo. Dall'altro lato, prima di andare fuori, abbiamo lo studio con tutte le attività praticamente, e qui avevo notato che la parete era un po' spoglia e quindi magari un'idea potrebbe essere quella di aggiungere delle mensole. Se andiamo all'esterno, troviamo subito l'accesso diretto alla super piscina e il sentiero, che potrebbe anche essere un po' sfumato, è molto nitido. Sdraio, giostrina per i bambini, area barbecue con banconi e tavolo. E poi interessantissima questa fioriera, che all'interno hanno piante già pronte, quindi non c'è bisogno di piantare nulla, i Sim hanno già tutto bello e pronto. Siamo ben 12.000 simoleon sotto al budget, quindi si potrebbe anche aggiungere altro, però se vi va una casa minimalista nel cuore di Oasis Springs, la casa di Sere fa al caso vostro. Grazie mille. Andiamo alla prossima. Siamo qui a Ciudad Enamorada con la partecipazione di Deep in Roses. Anche qui grande lavoro di tetti con diversi pezzi uniti tutti insieme in diverse inclinazioni, direzioni e altezze, e anche di landscaping. Se andiamo qui all'ingresso, in questo sentiero bellissimo costruito con diverse tinture per terreno unite insieme, quindi combinate, è un sentiero di pietre con un giardino bello rigoglioso e colorato, bellissimo. Abbiamo l'ingresso con i nuovi numeri civici finalmente introdotti con colpo di fulmine, quindi non c'è più bisogno di andare in galleria a prenderli. Prima di tutto, effettivamente, ecco la forma, ci siamo. Abbiamo subito l'ingresso che dà accesso all'ingresso, appunto, con cassettiere, bollette. Il tema di questa Sharing is Caring era il realismo e Deep in Roses Paola non ha badato a spese quando si tratta di questo, e siamo comunque ben 4.000-5.000 sotto al budget. C'è anche il robottino e vediamo subito la carta da parati di accogliente bistro, molto molto carino. Se andiamo da questo lato qui, troviamo un'anticamera e una porta porta al bagno moderno con termosifoni anche e un'area lavanderia. Qui c'è il vano doccia riabbassato, quindi c'è lo scalino che divide il resto del bagno con muro e finestra, un trucchetto molto molto carino e rende tutto veramente moderno. I due banconi con i lavandini incastrati insieme, sono due pezzi diversi, e tutti gli accessori. E invece qui per la lavanderia abbiamo i diversi pezzi di mobili presi tutti insieme. Prima di andare di qua andiamo nell'altra stanza dell'anticamera, che è proprio la camera da letto, un'area trucco parrucco, e dall'altro lato il pezzo forte della stanza con un doppio livello, quindi si accede al letto attraverso questa scalinata realizzata con le piattaforme, molto molto bella, e la carta da parati nuovissima di colpo di fulmine, molto romantica, che comunque è abbastanza intensa come stile e viene infatti combinata egregiamente con colori tenui. Come vedete non c'è bisogno neanche di aggiungere tanto alle pareti perché sono già belle piene di suo. Notare l'uso degli interruttori in ogni stanza, bellissimo. Poi proseguendo abbiamo da questo lato un'area soggiorno molto tranquilla, e da questo lato abbiamo un primo livello con la sala da pranzo, e anche qui commentavo in live che sono proprio bellissime le sedie, tutte girate così, molto molto realistico, anche il fatto che ci siano cose lasciate sul tavolo, quindi giornali e la bottiglia, molto bello. E dall'altro lato un altro livello con la cucina vera e propria e ingredienti sparsi. Bellissimo questo angolo, molto realistico, il termosifone, la finestra lasciata aperta, tutte le cose di casa, quindi anche un impianto qui elettrico, la scopa, molto bello, anzi delizioso proprio. E da questo lato, che è la stanza con la forma un po' strana, è stato realizzato uno studio, una stanza cozy, molto carina, coloratissima,
che ha uno stile un po' diverso dall'altra stanza, decoratissima e piena di clutter. Poi, andando fuori da questa porta gigantesca, bellissima, abbiamo una prima area barbecue con la griglia, il tavolino e gli accessori, il sonaglio a vento che, dicevo, dimentico puntualmente di utilizzare, questo sentiero che porta ad un tavolino, quindi l'area proprio da pranzo barbecue, con anche qui le sedie tutte spostate e in combinazione con un divano. Molto bella la scelta, mi piace tanto. E da quest'altro lato te e i fili per stendere i panni, giustamente le biciclette. Molto bello. Vediamo qui l'impianto, il condizionatore. È un grandissimo lavoro di landscaping con tutte queste piante che sembrano piante diverse, colori diversi, stili diversi, in realtà danno proprio questa sensazione di natura, tranquillità. Molto bello. E vediamo anche qui l'uso di due carte da parati diverse, quindi muratura e semplicemente bianco, in cui la muratura è stata utilizzata per le sporgenze. Guardate anche questa parte qui con il tetto ricavato da un recinto e un piccolo tetto trasparente, quindi in vetro. Molto bello, davvero delizioso. Passiamo alla prossima. Continuiamo poi con la casa numero 3 di Matteo, di 2000 simoleon sopra il budget. Bene, già da fuori si direbbe che abbia tanto tanto verde. Vediamo la struttura. Eccolo lì, il nostro cagnolino senza coda è tornato. E anche si vede tanto lavoro con i tetti. Ho proprio dato del filo a torcere un po' a tutti, anche a me stessa. Però, ora, bando alle ciance, entriamo. Questo è il primo lotto comunitario che vediamo in questa sfida ed è un lounge bar. Entriamo e troviamo subito innanzitutto tanto 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 verde, che sembra che abbiamo fatto un bel salto nella natura. Quindi natura, Willow Creek, natura, Willow Creek. Abbiamo tavoli con sedie, divani un po' più appartati e qui questo Zimmer ha chiuso la stanza, quindi ha evitato intelligentemente l'angolo un po' malvagio con un nuovo muro e ha pensato bene di utilizzare l'altro con delle piante, quindi ha riempito di piante il luogo. Se ci spostiamo, guardate quanti posti a sedere! Questo lounge bar sicuramente darà tanti simoleons ai Sims proprietari. Abbiamo anche il bar e abbiamo una serie di banconi girati verso il muro, che è la prima volta che li vedo così sinceramente. Questo Sim era utilizzato veramente tantissimo verde, non solo nei rivestimenti e nelle carte da parati, ma anche tante piante, accessori, anche i lampadari. E come dicevo in live, questo mid sa tanto di pub irlandese, mi dà queste vibes da pub irlandese. E all'esterno troviamo degli scacchi. È stato quindi ricreato questo patio esterno e, visto che non c'è un bagno, una mossa saggia è stata quella di utilizzare il bagno pubblico all'esterno, quindi ha utilizzato questo spazio che era un po' strano per inserire il bagno e ha circondato tutto il perimetro della casa con queste piante di debug. Praticamente tutto il budget è andato in piante per interni, tavoli e divani. Anche l'esterno sembrerebbe quasi che sia una suburban, quindi un lotto residenziale, ma in realtà è una lounge bar. Ok, perfetto. Allora, alla prossima. Continuiamo con la con la partecipazione numero 4 di Micro Batman, che è fuori competizione, diciamo, ma soltanto perché c'è stato un eccesso di budget. Comunque, piccolo spoiler, la struttura è molto bella e ci sono molte chicchette, quindi la vediamo ugualmente perché sono sicura che abbiamo tantissimo da imparare da questa struttura. E tra l'altro è un lotto comunitario, in particolare una spa, che non se ne vedono tantissime, quindi approfittiamone. Ed eccoci qui, partiamo ovviamente dalla struttura che è stata soltanto ruotata, benissimo, il cane è rimasto intatto,
ma addentriamoci. Allora, già l'ingresso è molto bello, con l'ingresso tondo, super coraggioso, a doppio livello, molto molto bello, e mi piace un sacco che ci siano due stili a confronto, se vediamo i due muri che circondano l'ingresso, no? Abbiamo una muratura con delle finestre da un lato e le pietre dall'altro. All'ingresso abbiamo un'area dedicata proprio all'ingresso, che riporta poi giù il livello, che dà su uno spazio aperto tipo lounge area, con il baretto e con i tavolini. C'è questo uso dominante del color menta, che sa molto di spa effettivamente, e troviamo anche dei quadri personalizzati con il suo stesso logo di Micro, ottimo. Da questo lato abbiamo l'accesso ai due spogliatoi e la stessa stanza riflessa, molto bella come idea. E da quest'altro lato invece c'è la sauna, tutta rigorosamente in legno pietra. Notiamo anche queste pietre di spadei agli angoli, danno molto tipo effetto eucalipto. Poi, se proseguiamo da quest'altro lato, abbiamo l'accesso ad un corridoietto tramite gli archi, e all'interno di quest'area troviamo ciascuna area dedicata tipo a un servizio di spa, divisa da muri bassi e archi e tende. Quindi è un modo carino di realizzare stanze che non siano effettivamente stanze, ma che abbiano comunque il loro grado di privacy. E comunque c'è anche luce che passa in tutta la stanza, quindi ottimo. Anche da quest'altro lato continuano i servizi, con sale diverse a livello di struttura, ma realizzate sempre allo stesso modo. Notiamo anche le candele sui mezzi muri, molto bello. E la carta da parati, abbiamo anche qui quella di colpo di fulmine, che è molto intensa, infatti viene combinata con il color menta semplice. Dall'altro lato abbiamo i due bagni, che costituiscono la forma strana della struttura con gli angolini, e anche qui Micro li ha realizzati in modo riflesso, quindi abbiamo esattamente la stessa struttura ma riflessa, molto bello, e ha utilizzato la particolarità degli angoli per i lavandini. Poi si ha l'accesso all'esterno tramite questa porta, che è una delle mie preferite, e anche qui abbiamo uno scalino di livello con il marmo, molto fancy. Qui c'è una struttura esterna praticamente alla nostra shell, però la vediamo comunque perché è molto molto bella. C'è questo patio realizzato sempre con le piattaforme e con i vari livelli, a cui è stata conferita privacy attraverso queste piante di debug, e un'area dedicata alla vasca idromassaggio interrata sempre con le piattaforme e con tintura per il terreno con le pietre, molto molto bello. Tutto poi illuminato con le luci a tenda. C'è molto questa vibes egiziana in qualche modo, molto bello. E dall'altro lato è stata realizzata quest'area, che è una stanza senza mura ma chiusa praticamente da queste liane molto molto belle, che è l'area dedicata alla meditazione. Quindi abbiamo i tappeti, i cuscinetti, con l'ingresso al patio e direttamente all'area esterna. Tutto il perimetro è circondato da piante o comunque questo effetto terra con il terreno. C'è quest'area qui molto orientale con i bambù, e la rientranza anche qui è stata utilizzata come tipo balconcino, questo angolo zen con giusto qualche pianta per rendere l'idea del giardino, e questo pavimento in realtà che simula la sabbia. Il tetto è realizzato in modo moderno, quindi semplicemente una tettoia con il contorno realizzato con i recinti e anche una piattaforma per innalzare un po' la parte dedicata ai pannelli e agli impianti, ecco. Gli angoli strani invece sono stati recintati a parte e contengono i condizionatori. Ok, abbiamo concluso il tour della spa. Grazie mille per aver partecipato e trovato questo lotto in galleria. Ma ora passiamo all'ultima partecipazione, ossia la mia. Ed eccoci qui, soltanto tipo 400 simoleon sotto il budget, ma pur sempre dentro il budget. Ecco la mia
idea per questa shell, ossia un cottage in collina, arredato in chiave moderna. Questa è la storia, ma ora vediamo bene nel dettaglio. Partiamo ovviamente dalla struttura. Eccolo qui il nostro cagnolino. La struttura è stata semplicemente innalzata con l'apposito strumento, ma non è stata rotata o modificata. Tutte queste rocce che vedete all'esterno, che rendono un po' il perimetro, simulano un po' la collina, sono di debug. Tramite una scala andiamo all'area ingresso, piena di piante, e c'è anche già quest'area qui, un po' giardinaggio, un po' fake giardinaggio con delle piante di debug. Ma entriamo. Allora, nell'ingresso qui troviamo già molto legno, sia nei pannelli, nei muri, che come pavimento, perché a quanto pare in collina è il materiale che trattiene meglio il calore. Comunque c'è il caminetto e quest'area salotto con dei colori un po' più caldi e diversi colori per rendere un po' il contrasto, ecco. Prima di proseguire oltre andiamo da questo lato e qui troviamo il bagno, e qui è la stanza con gli angoli tutti strani. Quindi io ci ho realizzato il bagno con la vasca, il gabinetto, ora ho creato questo muro per una diversa prospettiva del lavandino, per creare un po' di dinamicità, e c'è poi l'area doccia con un pavimento diverso, con delle pietre, anche qui un po' vibes zen. Questo era l'obiettivo, con diversi accessori da bagno. Dall'altro lato ho creato un'anticamera, quindi un corridoietto che separa praticamente la zona giorno dalla zona notte. Nella prima camera troviamo la camera da letto principale, la master, con anche qui la carta da parati con le rose molto intenso di colpo di fulmine, anche qui in combinazione con del verde menta, quindi che dà un po' queste vibes di tranquillità e pace, secondo me. E non ci sono molte decorazioni, ho voluto lasciarla abbastanza semplice. Dall'altro lato invece abbiamo la camera dei bambini, un toddler e un bambino o un adolescente, e la camera ovviamente più colorata, proprio per rendere un po' l'atmosfera più felice, più gaia. Varie luci, vari giocattoli. E proseguendo abbiamo un bagno privato e ci sono panni da lavare e ad uso, diciamo, della famiglia esclusivo. E abbiamo anche il vasino per il toddler, realizzato in questo corridoio. Questa è stata la vera sfida per me. Ma proseguiamo, quindi passiamo attraverso il soggiorno, dove è stata creata questa recinzione che separa un po' tutto questo open space, ed è un recinto di debug, dei quadri per rendere un po' più carino e delle piante rampicanti. E abbiamo qui la cucina, sempre in legno, ma con queste piastrelle proprio specifiche da muro, mi piacciono tanto. Accessori basic e un'isola per pasto al volo, ma il pasto principale in questa area dining, con un tavolo rotondo che a me piace tantissimo posizionare nelle stanze rettangolari, non lo so. Comunque il colore predominante sembra essere proprio il verde smeraldo, lo troviamo nel divano, nelle sedie, in quel quadro gigante. Poi all'esterno anche qui ho creato un balconcino, una verandina con altri elementi di giardinaggio e gli scacchi con recinti di debug, e dall'altro lato si esce per il vero e proprio giardino. In questo piccolo patio abbiamo il bar con un piccolo grill per il barbecue, posti a sedere dove mangiare, e poi la parte mia preferita è questa piscina tondeggiante con gli angoli strani che completa il resto, con una piccola cascatina e queste luci che si incontrano. A me piace davvero davvero tanto. Poi abbiamo altri posti a sedere così, e una vasca idromassaggio localizzata su un dislivello realizzato con le piattaforme. Poi si scende giù e abbiamo l'ingresso secondario, dove troviamo biciclette, il gioco della campana e il cesto dell'immondizia, ovviamente. E questo cancello finto di debug, perfetto comunque.
e questa era la mia shell. Come vedete anch'io ho utilizzato tanti tetti, questa volta bianchi, e ho aggiunto altri tetti per creare una sorta di doppio livello, ecco, quindi sul balconcino e dalla parte posteriore. E con questo abbiamo finito la Sharing is Caring Shell Tour numero 6. Siamo partiti da questa forma strana e abbiamo visto 5 lotti diversissimi tra case residenziali e lotti comunitari, e abbiamo avuto tantissimo da imparare anche in questo caso. Sto già iniziando a lavorare sulla shell numero 7, ma restate sintonizzati sui miei canali social perché vi annuncerò una volta che apriremo, diciamo, il contest, che non è una vera e propria competizione, ma è un modo per imparare a buildare o migliorarsi grazie a tutta la community. Quindi grazie mille a chi ha partecipato, grazie mille a voi che avete guardato questo video. Non dimenticate di lasciare un like e iscrivervi al canale per supportare il mio progetto come questo e gli altri in arrivo. Alla prossima, bella gente!